Un altro passo contro la criminalità, mettendo a disposizione un immobile, più che altro una dimora regale, sequestrato ai Rom da destinare alla collettività. Il sindaco Carlo Masci, l'assessore Adelchi Sulpizio e il prefetto Giancarlo Di Vincenzo hanno parlato del progetto di recupero della struttura con due unità abitative. Siamo in via Tavo a Pescara e l'immobile ospiterà probabilmente alcune persone in difficoltà. Per il sindaco, un altro importante passo avanti contro il crimine e una nuova iniziativa della macchina delle politiche sociali che non si ferma. Siamo nella zona di Villa del Fuoco, a Via Tavo, dove abbiamo preso in consegna un immobile sequestrato alla criminalità organizzata. Come è già successo 2 anni fa, dove 5 immobili li abbiamo destinati ai senza tetto, che hanno riacquistato una dignità e anche un lavoro in prospettiva, faremo la stessa cosa con un housing sociale, sarà una stazione di posta dove accoglieremo 9 persone che non hanno la casa, che vivono in mezzo alla strada, che hanno bisogno di un aiuto da parte delle istituzioni, e noi questo aiuto glielo diamo perché queste persone, che sono generalmente considerate ultime nella società, noi vogliamo considerarle per prime. Oltretutto, qui evidenziamo un'altra cosa: la comunità pescarese guarda alle legalità in maniera puntuale e precisa. Sequestriamo immobili alla criminalità organizzata. Questo è un immobile che era di proprietà dei Rom, oggi è di proprietà del Comune di Pescara, e questo immobile è destinato a chi ha bisogno. Il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo tiene a fare un appello ai cittadini. Ma il messaggio è molto semplice, la dimostrazione è oggi, cioè che lo Stato nelle sue diverse articolazioni, a cominciare dal Comune, l'autorità giudiziaria, la prefettura, la questura, le forze dell'ordine, i carabinieri, in ogni caso vincono sempre la battaglia per la legalità, e oggi è una dimostrazione. Poi vuole ridefinire il concetto di periferia. Dobbiamo parlare sempre più di un'area urbanizzata allargata, quindi non esiste probabilmente più un concetto di centro come intendevamo anni fa, né esiste un concetto di periferia. Esiste una realtà policentrica nella quale la qualità della vita deve essere alta allo stesso modo.